Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Appuntamento nuovo, gioielleria. Siamo con gli orologi di Marengo, gli orologi di Marengo, la gioielleria. Facciamo la trasmissione il martedì pomeriggio su Telegenova, qualcuno di voi la segue. E invece niente, oggi orologi come al solito, orologi. E quindi le solite cose che ricordo, siamo interessati al ritiro del vostro usato. Se avete bisogno di vendere, mettere in conto vendita i vostri orologi, contattateci, il numero di telefono è quello lì, 3452 49357, e potete chiamare, potete messaggiare, WhatsApp, insomma lì ci mettiamo d'accordo, poi c'è l'email, no? Per chi magari ancora comunicasse tramite email. E anche stasera abbiamo diverse novità, anche interessanti, quindi insomma da seguire. E niente, dai, cominciamo così, bando alle ciance, salutiamo la regia con Mario, salutiamo la nostra Linda, non so perché mi scappa a ridere, però vabbè, la salutiamo lo stesso, dai, la salutiamo, dai. Mi scappa da, non lo so come, mi fai venire così, dai. Facciamo vedere il primo orologio che era quello dell'MG02 delle meccaniche grezze, quello per cui chiediamo mi pare 1500 euro, un orologio costa molto di più, è un orologio particolare, grande, perché è un 42 mm come diametro e ha questa cassa tra l'altro ricavata dal pieno in metallo, nell'acciaio 316L, movimento UNETA 2824, no? No, o meglio, scusate, è un Bijou 7750 perché è un crono, questo è un crono, e ha, dicevo, questa cassa particolare che richiama la forma dei ciottoli del mare, delle spiagge liguri, anche perché il CEO di Meccaniche Grezze è un ligure, quindi si è ispirato proprio al suo ambiente per la realizzazione di questo cronografo, di questo orologio davvero molto particolare, interessante e bello. 1500 la richiesta, diamo ovviamente la garanzia, c'è cioè scatola, la garanzia c'è cioè una scatola molto grande. Di meccaniche grezze, se volete qualche ragguaglio particolare vi rimando al web, basta che digitiate su Google meccaniche grezze e vi vengono fuori tutte le spiegazioni che adesso io non ho tempo di darvi, non ho tempo di darvi, però sono orologi davvero molto ben realizzati. Addirittura poi c'è per esempio un brevetto particolare per la corona che è a vite. Diciamo che questo, pur essendo un cronografo, è comunque un orologio impermeabile a 10 atmosfere. Da informarsi, da metabolizzare questo orologio, perché è davvero singolare, particolare e davvero molto ben fatto. Ritiriamolo. Jungans invece conosciamo il nome, la casa, è una casa diciamo tedesca. Questo è il datochron, dico il diametro, un orologio che proponiamo a 340 euro. È un 38 mm. È un elettromeccanico, conosciamo, no? La particolarità di questi Jungans che sono diciamo al quarzo, fra virgolette, con la pila, però hanno il bilanciere, però hanno il bilanciere. Quindi il bilanciere che è mosso e animato da un impulso elettrico. E questo è il datochron, 340 euro la richiesta, bello il bracciale, tipo maglia milanese. È un cassacciaio ovviamente con questa cassa a tronco di cono particolare ispirata un po' all'estetica degli anni 70. Finestrella data, lancette indici piuttosto spesse, evidenti a bastone. Poi abbiamo la corona insolitamente posta, vedete, sulle ore 4. Ovviamente è un automatico, 340 euro mi bastano. Ritiriamolo, andiamo avanti. Questo è particolare per chi ama gli svegliarini. Questo è un Tissot, di cui la richiesta è 950, è degli anni 70. Pare che comunque la Tissot è una casa importante, un nome importante. E non a caso si era cimentata nella realizzazione di svegliarini. Sappiamo essere orologi che hanno cioè che se, una complicazione particolare, difficile da realizzare da un punto di vista orologeristico. Non a caso sono poche le case che si cimentano in questa complicazione, appunto. E bello, particolare con questa cassa tonneau, tipicamente anni 70, non tanto grande perché è un 36 mm, due corone ovviamente, svegliarino e braccialato, vedete robusto, importante, un orologio solido assolutamente. E comunque diciamo che
può essere interessante soprattutto per chi ama questo genere di complicazione che è appunto lo svegliarino, eh? Complicazione che era importantissima negli anni 50, per esempio, poi via via è venuta un po' meno importante ai giorni nostri, non ha un'utilità pratica particolare perché vabbè, è soppiantata dai sistemi elettronici, no? Ma devo dire appunto in quel periodo era una vera e propria segretaria al polso, che ricordava impegni, diciamo così, quotidiani, scanditi nella, sparsi nella giornata. Ritiriamo. Un altro Jugans, qui la richiesta è 4,80, qualcosa di più, no scusate, 3,80, qualcosa di più rispetto ai 3,40 di prima, perché questo è il modello un po' più particolare, con la lunetta bicolore e con il cinturino Tropic, che è un cinturino che ha avuto un discreto successo, è realizzato con questo materiale particolare, fori, eccetera, un altro datocron, però con appunto un po' più sportivo rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente, sempre con la corona al 4, sempre contraddistinto da una cassa robusta, solida, importante, anche qui 38 mm il diametro, grafica molto evidente, e appunto abbiamo questa lunetta bicolore girevole unidirezionale. Dicevo del cinturino Tropic, un cinturino realizzato in un materiale che non è proprio caucciù, è molto resistente però e poi garantisce una così un delicato contatto con la pelle, quindi insomma, chi ha problemi di allergia eccetera, qui non ci sono problemi. Bello questo Jugans a 380 euro, ritiriamolo, torniamo un po' al classico, guardate che bello questo Eternamatic, non riesco a capire il nome del modello, è un automatico, qui 850 euro le chiedo, perché comunque Eternamatic, anche se è un nome che oggi voglio dire insomma non è un brand altisonante, conosciutissimo eccetera eccetera, però è una casa che ha sempre lavorato molto molto bene. Questo è il 100 centenario, sì, quello realizzato appunto per il centesimo anno di nascita del marchio dell'Eterna, appunto. Quindi, questo a sottolineare, no, ad evidenziare l'importanza del marchio stesso, oltre 100 anni di vita, insomma, dai. Tuttora fa dei bellissimi orologi l'Eterna, è conosciuta solo per il Contichi, sinceramente, no? Nel mondo degli appassionati è molto apprezzato il Contichi, ma non è solo Contichi, è l'Eterna Matic, è questo davvero un altro orologio molto bello, bisognerebbe aprirlo per vedere il movimento e così assaporarne meglio le qualità. E comunque la cassa già dice tanto, una cassa in acciaio con anse dritte, fondello avvitato, un bel quadrante, argento ma chiaro, finitura soleil, secondi centrali, finestra allargata incorniciata, un bel impatto del quadrante stesso. Il diametro è un 36-37, fa vedere, va, mettiamolo un po', vediamo un po' se è 37 o 36, prova un po' a vedere se è 37, io te l'ho già messa sul 37, no, è un 34 allora, 34 e mezzo, 35, senza la corona ovviamente, i diametri si misurano sempre, corona esclusa, 8,50, 3,50, questo non è mica un orologio da poco, questo è un orologio che reggerebbe anche 1,500, dovrebbe, ritiriamolo per la qualità che ha. Questo era il Monaco Ceramiche, o meglio PVD, scusate, nuovo scatto di garanzia, quello che ho proposto a 2.500 euro. Vabbè, qua bisogna ancora incocciare la persona che lo noti, perché è un bello orologio questo, questo è un bel orologio. Tra l'altro è nuovo, scatto di garanzia, condizioni pari al nuovo. Il calibro è il 5, calibro 5, che è un movimento di manifattura Tag Heuer, sapete che anche la Tag Heuer ha cominciato a realizzare i movimenti in proprio di manifattura, sia cronografici che solo tempo,
E questo è il classico Monaco, caratterizzato da questa estetica particolare della cassa quadrangolare, appunto, no? Qui c'è il particolare che l'acciaio, perché d'acciaio si tratta, è stato rifinito PVD, per cui c'è questo aspetto nero opaco della cassa, che sappiamo che quella finitura PVD è una finitura particolarmente utilizzata negli orologi militari. Questo non è un orologio militare, però insomma, gradevole, da questo aspetto grintoso, questa finitura PVD dà questo aspetto piuttosto sportivo, no? Particolare, che oggi devo dire va tanto di moda. Vetro zaffiro, abbiamo la finestrella data al 3 a rimessa rapida, quadrante nero, indici applicati e rodiati di tipo Obus. Le lancette sono a bastone luminescenti. È bello il particolare dei piccoli secondi che vedete al 6 inseriti nel quadrantino ausiliario che riprende meglio la forma della cassa quadrangolare, appunto. Ritiriamolo, ritiriamolo. Passiamo da un moderno a un classico vintage Zenith Stellina, cassa oro, cassa oro. E qui la richiesta era 8,50, confermiamo gli 8,50. Il diametro è 34, che non è un piccolo diametro. E questo è un orologio degli anni 50, lo conferma il calibro 120, che è un calibro che mi pare sia stato realizzato dal 53 al 67, se non sbaglio, se non vado errato, no? Quindi un orologio da collocare in quel periodo, tra il 57, il 53 e il 55, qui secondo me saremo intorno al 55 58. E 58. Beh, il quadrante porta dei segni, giustamente, giustamente. L'orologio è ancora da revisionare, non, diciamo che nel momento in cui lo consegneremo avremo la cassa che sarà ulteriormente lucidata, pulita. Tanti di voi mi dicono: ma perché non li fate? Ma ho capito, ma a volte sapete che il laboratorio è già intasato, è già intasato. Io li faccio vedere, poi piano piano magari li facciamo mettere a posto. Però a me preme poi comunque farli vedere in modo che a casa chi fosse interessato può così attivarsi, prendere contatto con noi, eccetera. Poi è chiaro che nel momento in cui consegniamo l'orologio lo faremo revisionare, questi segni che vedete sulla cassa spariranno, quelli sul quadrante no, ma il quadrante è bello così, è bello così. Secondi centrali, lancette ad aga, anse convergenti, cassa oro 18 carati, fondello a pressione, orologio, ripeto, degli anni 50. Il diametro è 34 mm, interessante è la corona originale, vedete, con la stellina applicata in rilievo. Ritiramelo, grazie, anche questo, cerchiamo di correre, cerchiamo di correre. Questo è un altro bello orologio, il Grand Class, uno fa parte dei classici, dei Longines, questo orologio che è arrivato da poco. Non ho ancora avuto il tempo di farlo passare dal laboratorio, però direi che, insomma, a parte la tradizionale revisione, non ha bisogno di grandi interventi, forse il cinturino, magari lo cambiamo, eccetera. Questo è un cronografo della Longines, la richiesta qui è 800 euro. E bello, bello, sì, un orologio particolare caratterizzato da questa cassa di forma tonneau. Vetro minerale, finestrella data al 3, rimessa rapida ovviamente, poi abbiamo questo quadrante bianco, bianco matte, dove i contatori, pur essendo tono su tono, si vedono, si leggono. Contatori cronografici, minute crono al 12, ore crono al 6 e piccoli secondi continui al 9. Le lancette sono di tipo alfa, leggibilità direi discreta, garantita. E anche le dimensioni sono giuste, non è un oversize, quindi un orologio adatto a tutti i polsi. Il fondello è serrato a quattro viti, e poi ci sono le varie incisioni in merito al modello, no? La linea a cui appartiene questo orologio. E in acciaio, appunto, in acciaio. Ritiriamolo anche questo, ritiriamolo anche questo particolare 800 euro Zenith, anche questo è un orologio da sistemare, solo tempo, qui anche chiediamo sulle, mi pare,
Qui la richiesta era 6,50, è un automatico, se non sbaglio un manuale, se non lo ricordo, scusa. No, mi pare manuale. 6,50, orologio da revisionare, lo dico, però ripeto, magari qualcuno a cui può stuzzicare, può ricordare qualcosa, può suscitare interesse, ci può essere. Un bel quadrante orologio, 34 mm. Qui la data appare già tra le ore 4 e le ore 5, lancette a bastone, secondo i centrali, qui la cassa è in acciaio, fondello a pressione se non sbaglio, no, a vite, attenzione, e questo è il classico Zeni degli anni 70, che rapportato per esempio all'allora contemporaneo Precision di Rolex. Assolutamente, forse meglio questo, forse meglio questo. Questi poi, tra l'altro, ricordo, sono i dress watch, quegli orologi che io amo presentare, proporre durante così la stagione autunnale, invernale, no? Perché secondo me sono gradevoli da portare in questo periodo dove siamo vestiti parecchio, vestiti pesantemente, il cappotto, la giacca, il giubbotto, il maglione, eccetera, no? Poi alla fine, almeno a me dà fastidio poi indossare un orologio ingombrante quando poi mi devo vestire, si inciampa nella camicia, nella manica, prima della camicia, poi del maglione, poi no, preferisco di gran lunga questi orologi. Che tra l'altro, quando spuntano dalla camicia, fanno un bel effetto, esteticamente parlando. Ritiriamolo, almeno per me che sono un vecchietto, che sono un vecchietto. Ma comunque, bisogna invece, ora, al di là di tante cose, ritornare un po' alla classicità, no? Io sono un po' stufo di sta sportività, sta aggressività, sti orologi. Per andare a caccia di coccodrillo, cioè, beh, sì, ok, sono belli, sì, però ci vuole anche l'altra parte della medaglia, no? A mio avviso. Questo di nuovo è un orologio sportivissimo, ingombrante, che si vede, si fa notare, della collezione Admiral, tra l'altro la collezione Admiral che è nata espressamente per rivolgersi a un pubblico che fa dell'orologio un utilizzo piuttosto intenso, fa una vita piuttosto intensa, quindi gli serve un orologio abbastanza robusto. E questa collezione, l'Admiral, appunto, nasce a proposito in Longines. Qui la richiesta era 900 euro, mi pare. Sì, la richiesta era 900 euro. Confermiamo la richiesta, parliamo di un Longines le cui caratteristiche le vedete, perlomeno della cassa del bracciale, robustezza mi pare abbastanza evidente, poi abbiamo questa lunetta dove abbiamo incisa la scala tachimetrica, è un cronografo questo, no? Lunetta fissa, quadrante bianco, tre contatori profilati, tono su tono, leggibilissimi, assolutamente, e poi c'è questo movimento modulare. Questo movimento modulare sovrapposto a ricarica automatica di Longines. Pulsanti a pompa, corona a vite, 900 euro la richiesta. Ritiriamolo. Questi erano orologi che costavano tanto una volta. Erano orologi, ma giustamente, perché comunque qualità ce n'è, davvero tanta. Ma guardate che bello questo Baume Mercier. Io chiedo la classica cifra di 850 euro, ma perché li voglio vendere, ma questo è un orologio che dovrebbe reggere molto di più. Questo è un orologio 34, no, 33 mm il diametro. È un orologio che dovrebbe essere proposto almeno 1200-1300. Vabbè, un Baume Mercier degli anni 50 col quadrante originale, 33 mm. Poi io voglio trovare il padrone, no? E allora lo propongo a 8,50, però davvero, poi lo sanno quelli che si intendono un po', quelli che conoscono l'orologeria antica, d'epoca, vintage, eccetera, lo sanno di cosa sto parlando. Anse particolari, 33 mm, oro giallo, quadrante originale, bello però, Poi d'accordo, 33 mm, oh Belandi, ma qui oggi. È come con i calciatori che li prendono a peso adesso. Una volta guardavano se sapevano giocare, come toccavi la palla, le qualità tecniche, no?
Adesso invece ti guarda come sei, sei alto, quanto sei alto? 1,85? No, dovresti essere 1,87, se no il centrale difensivo, poi lo vendo male. Cioè, boh, vabbè. E lo stesso con gli orologi, li prendiamo a dimensione, se non sono grandi non ci piacciono, ma dai, su, questo è un grande orologio. E tra l'altro ricordo che in questo periodo, perché poi non potete trovare orologi di questo periodo grandi, non ce n'erano, non li facevano. Già si facevano un mazzo tanto, poveri orologiai, per realizzare movimenti piccoli, no? Perché comunque è tutto più difficile quando tu vuoi miniaturizzare, vuoi comprimere, specialmente una macchina come l'orologio, che è un insieme di ingranaggi piccolissimi già di per sé, che se li riduci ancora ai massimi livelli, diventa davvero difficile la cosa, no? Paradossalmente oggi hanno gioco facile gli orologiai, io per orologiai adesso intendo quelli che realizzano i movimenti, no? In senso lato. E hanno vita facile perché boh, oggi vogliamo l'orologio sveglia, quindi è facile non costruire l'orologio. Abbiamo un sacco di spazio. Una volta invece era molto difficile realizzare movimenti per queste dimensioni, per queste dimensioni. E poi torno a dire, orologi con questo fascino di questo periodo, grandi non ce n'è, ce n'è pochissimi, proprio pochissimi. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi un altro bello orologio che abbiamo così rimandato in laboratorio, più che altro per cambiare le lancette, perché non è che avesse bisogno di grandi restauri, questo GP 7000 acciaio oro GMT. Le lancette sì, le ho fatte cambiare perché erano delle lancette che probabilmente avevano laccato per motivi di leggibilità, no? Perché qualcuno di voi che magari non vede bene l'orologio, anziché mettere gli occhiali, cosa fa? Ricorre a dei sistemi particolari. E qua avevano fatto laccare le lancette per farle spiccare maggiormente sul fondo blu. Che era una cosa magari che aveva avuto un'efficacia materiale, nel senso che poi l'orologio, questa persona lo leggeva, lo vedeva bene, però era una cosa non tanto carina da vedersi. Adesso, secondo me, l'orologio è ritornato ad avere il suo giusto splendore. Questo è un grande orologio, lasciate perdere che io l'ho proposto a 900 euro, sempre per trovargli un padrone, ma questo è un grande orologio. È un orologio che io me lo ricordo negli anni 90, per comprare un orologio del genere ci volevano 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 8, vecchio conio, se qualcuno di voi lo ricorda ancora. E giustamente, perché ripeto, stiamo parlando di un Girard Perregaux di tutto rispetto, un movimento magnifico di manifattura, cassa tamburo, qui vabbè, il diametro saremo intorno ai 39-40 mm, è un solo tempo automatico GMT, perché? Perché appunto vedete ha una terza lancetta che sulla lunetta, che poi è comunque in oro giallo, perché parliamo di acciaio oro, indica un secondo fuso orario. Indica un secondo fuso orario. Poi abbiamo il vetro zaffiro, abbiamo il datario al 3 a rimessa rapida, c'è questa corona che per motivi estetici l'hanno lasciata liscia, però è molto grande, quindi si lascia maneggiare, è caricabile l'orologio. Poi ci sono queste due spallette che la proteggono, giustamente questo tocco di sportività ad un orologio che invece è piuttosto classico. Fai vedere il fondello che è, se non sbaglio, serrato da 8 viti, 6, 2, 4, 6 viti, scusate, 6 viti, e poi vedete le indicazioni, no? La referenza, l'indicazione della marca, il travel, perché comunque un GMT 7000, della collezione GP 7000. Anse robustissime, molto pronunciate, molto evidenti, dritte, e cassa, ripeto, a tamburo. Bello, 900 euro, ritirano. Secondo me ha cambiato faccia con queste lancette. Delizioso anche questo Tissot, anche qui siamo negli anni 50, è un automatico. Qua 1.300 li devo chiedere, qua 1.300 li devo chiedere. Qua ci vuole davvero un intenditore, ci vuole un appassionato, un buon gustaio, ma buon gustaio di un certo livello, per
Perché poi tanti di noi appunto abbiniamo il marchio, no? Costa tanto, se c'è il marchio conosciuto, popolare, eccetera, allora li spendiamo. C'è cioè, Tissot è un marchio che oggi lo associamo agli orologi economici, no? Ai Quarzo, ai segnatempo, eccetera. Ma che non è vero, perché comunque adesso vedo che sta facendo dei grandi, dei bei lavori, sta facendo dei begli orologi. È logico che questi marchi, pur avendo una grande tradizione alle spalle, quando è arrivato il ciclone del quarzo negli anni 70, tanti di questi marchi si sono votati al quarzo, credevano che il quarzo fosse il futuro dell'orologeria. Seiko stesso, attenzione, Seiko ha una grande tradizione per quanto riguarda l'orologio meccanico. Poi è arrivato negli anni 70 al quarzo, boom, si sono votati con anima e corpo al quarzo. E perdendo poi, chiaro, no? Prestigio, perdendo charme, perdendo fascino, no? Nel campo dell'orologio meccanico. Poi, d'accordo, negli anni 80 abbiamo scoperto che in realtà dell'orologio a quarzo non ce ne frega niente e ci si innamora dell'orologio meccanico, no? Però poi, a posteriori, negli anni 70 sembrava che il quarzo fosse il futuro dell'orologeria. Ritiramelo questo Tissot. Bello quadrante, tra l'altro, su due toni così, ovviamente originale, automatico, tra l'altro. Questo è un telemetrico, una scala telemetrico, cronografo monopulsante della Ebera, anche questo da restaurare. Lo faremo restaurare quando raccogliamo qualche consenso, no? Perché, ma poi, se diciamo qualcuno di voi viene colpito, impressionato dall'orologio, che è ancora da impressionare, figuriamoci nel momento in cui poi facciamo i debiti restauri, sarà certamente meglio impressionato. Questo è un bel cipollone, deriva da un tasca, sarà un 40 mm. Aspetta un po' che andiamo a vedere il diametro, Linda. Guarda un po' se è un 38, vediamo un po' 38, cosa ti dà. Monopulsante degli anni 30, seconda serie, perché la prima serie era quella, eh sì, un 38, 39, dai, 39, quindi è un bel cipollone, eh. Questa è la seconda serie, quelle con le anse. Qui chiediamo, mi pare, 3000, 3005. Quadrante in smalto, con due scale, la telemetrica periferica in rosso nella parte periferica del quadrante e la tachimetrica a chiocciola nella parte centrale. Poi abbiamo queste cifre arabe sinua, che sono molto gradevoli da vedere, le lancette di tipo Breguet à pomme. Anche queste particolari, tipiche dell'epoca, siamo negli anni 30 qui, siamo negli anni 30. Cassa ancora a cerniera, però con anse fisse, non appunto con le anse mobili. Questo è un orologio, un cronografo che nasce monopulsante così come orologio da tasca, poi negli anni 20 è stato trasformato in orologio da polso. Prima applicando delle anse mobili a ore 12 e ore 6 e in un secondo tempo invece appunto applicando le anse fisse. Questa è storia dell'orologeria. Questo è un orologio storico, ritiralo, ritiralo. Beh, qualcosa per le signore. Per le signore questo è un Piaget molto molto elegante. Avevamo chiesto 1450 oro bianco. E lo riproponiamo, sì, lo riproponiamo. Questi sono orologi che noi proponiamo tanto in chiave gioielleristica, fra virgolette, no? Perché poi il Piaget è un orologio gioiello, è un orologio gioiello, questo è molto bello. Quanto è? 3x4 il diametro, no, la dimensione, no, 2,5 dovrebbe essere, guarda un po', 2,5, come ti... sì, 2,5, no, 2, 2 qualcosa, 2,2. Come 2,3 come diametro e 2,5 invece come altezza, perché è una cassa che non è proprio quadrata ma è rettangolare. Poi abbiamo le lancette a foglia, il classico quadrante evidenziato dalle cifre romane radiali,
ripeto, oro bianco, la cassa, poi c'è la corona miligranata con il cabochon. 1450, è un lady, attenzione, questo è un lady molto elegante. Fai vedere il particolare della fibbia. Volevo far vedere il particolare della fibbia originale sua, credo sia anche in oro bianco, credo sia in oro bianco la fibbia, perché poi Piaget faceva le cose per bene e sicuramente la fibbia è in oro bianco. E il cinturino invece l'abbiamo fatto fare noi, non ha ovviamente il cinturino originale, però sono cinturini questi che devi far fare ad hoc per conservare la fibbia, perché in realtà questo è un orologio che ha un'ansa 20 e fibbia mi pare 18, quindi la fibbia è molto grande, molto grande. Quando tu hai in genere cinturini ansa 20, hanno poi fibbia 16. E qui invece dobbiamo appunto far realizzare un cinturino ad hoc su misura, proprio perché ansa 20 e fibbia 18, la fibbia un po' più grande. Bello, ritiralo, ritiralo. Poi c'era da vedere sempre il Rail Master della Omega, secondo me sono acquaterra, Rail Master, insomma, poi adesso abbiamo un Deville che tra l'altro era andato via, poi è ritornato. Sono orologi che secondo me davvero non hanno nulla da invidiare, ma esteticamente parlando io sto dicendo, ora lasciamo poi perdere le qualità tecniche che comunque non si discutono, no? Questi sono orologi straordinariamente realizzati. E coassiale in questo caso impermeabile 150 metri, il diametro è un 41 mm, è grande, leggibilità proverbiale, perché insomma, non a caso Railmaster è l'orologio che insomma era l'orologio dei ferrovieri, quindi la leggibilità doveva essere voglio dire eccezionale, no? È importantissima la leggibilità, e qui è garantita appunto da questo fondo nero. Con questa grafica molto evidente, questi indici a punta di freccia grandi, evidenti, poi abbiamo il 6912, 36912 arabo e le lancette ad aga luminescenti, zaffiro il vetro, non abbiamo la data, qua non abbiamo la data perché a noi interessa solo l'ora, e le lancette Brodaros, le lancette Brodaros. 2,7 è la richiesta. Qui non c'è corredo, non c'è corredo. Forse una scatola Omega la recupero da qualche parte, però non abbiamo il corredo. Beh, questi sono comunque orologi, se corredati, superano tranquillamente i 3.000, come richiesta. Giustamente, ritiriamolo, ritiriamolo. Questo è un altro Longines Flagship, simpatico, bello, sempre per rimanere così in tema di dress watch. 8,50 anche di questo, automatico, secondi centrali e forse 36 mm, vediamo. No, sempre 34 mm. Sempre i classici 34 mm che erano le dimensioni più gettonate in quegli anni, qui stiamo parlando anni 60-70. Anche qui la linea flagship è una linea conosciutissima di Longines. E qui apprezziamo assolutamente il fatto che la Longines in questo periodo era una manifattura, era un'azienda a carattere familiare ancora, no? E come tutte le aziende fino agli anni 80, come tantissime aziende, grandi marchi, hanno conservato fino agli anni 80 il carattere di gestione familiare, azienda manifatturiera, dove insomma si faceva tutto. In casa, che i dipendenti erano un po' come una famiglia, perché si parla di gestione familiare? A parte perché chiaramente la proprietà, no, era diciamo di una famiglia, ma gli stessi dipendenti poi alla fine erano una famiglia, no? Che concorrevano tutti con impegno, dedizione, a cercare di migliorare il servizio, il prodotto realizzato, no? Perché comunque era garanzia di benessere anche per loro, no? Per loro. Secondo me è bello questo, no? Quando poi alla fine chi lavora all'interno di un'azienda fa le cose per bene perché dice: ma io se la mia azienda va bene ne traggo giovamento, perché
ho il lavoro sicuro, ho lo stipendio, eccetera, eccetera, no? E quindi poi c'era questa corsa vera e propria, no? Tra per esempio Longino, Mega, Zenith, a cercare di primeggiare, no? Di migliorare, di essere qualcosa, un passo avanti rispetto alla concorrenza. Ed era una lotta leale, leale, che comunque portava, diciamo così, al miglioramento del prodotto. Ritiriamolo, no? Poi è arrivato il marketing. La scienza del marketing e ha stravolto tutto. Non è importante come costruisci una cosa, se la fai bene, puoi fare anche una spazzatura, ma basta che la sai vendere. Importante è saperla vendere. Questo poi alla fine è il succo del marketing. Questo è un padellone, visto che vi piacciono i padelloni, qui di fatti chiediamo 1200 euro, e qui siamo negli anni 40, no? Qua è un 36 mm, che voi mi direte, ma 36 mm? No, no, per l'epoca erano tantissimi, infatti è un orologio che, se lo vedete insieme agli altri, no? Ne abbiamo appunto diversi, di questi dress watch appunto, spicca per dimensione, io lo chiamo appunto il padellone. Sovradimensionato anche l'indicatore dei piccoli secondi, al 6, no? Questi erano orologi che, dico sempre, nascevano per esigenze particolari. Per fare dell'orologio un utilizzo professionale, e quindi la leggibilità anche dei secondi era importante, no? 1200 la richiesta, e questo è un Omega animato da un calibro di manifattura Omega. 1300, 1300, scusa, mi sbagliavo, 1300, 1300. Grazie Linda. Grazie che mi hai ricordato 100 euro in più, eh? Il pubblico non ringrazia però, preferiva 1200. Che maligna che sei però, c'è scritto 1300, no, c'è scritto 1300. Vabbè, no, quindi non prendetevela con me, 1300, la colpa è la Linda, eh? È lei che ha malignamente fatto notare così, no, però 1300 per la precisione. Va bene, dai. Cassa in oro, ritiriamolo, bello, bello. Così come bello che stanno, devo dire, ricrescendo, come interesse, i cronomat della Breitling. Questo è bello, questo è un 38 mm. Orologio che ha spopolato letteralmente negli anni 80, anche se il cronomat poi nasce negli anni 50, il cronomat, il Navitimer. Nasce come orologio tecnico, sapete, un vero e proprio strumento di bordo per quanto riguarda la navigazione aerea. E questo è equipaggiato da questo quadrante panna, ancora magnificamente conservato. È l'acciaio con i cavalieri oro, cavalieri dorati, eh? Io dico oro per indicarli, per evidenziarli rispetto ai cavalieri acciaio. E poi ci sono i modelli che hanno la lunetta in oro e i cavalieri in oro, e la lunetta in acciaio e i cavalieri in acciaio. Un prima serie di questo cronoma degli anni 80, contraddistinto dall'aereo inciso sul fondello. Poi è arrivato il logo ad essere inciso sul fondello. Un altro particolare dei prima serie era il fatto che la trotteuse, ossia la lancetta dei minuti, dei secondi crono, non era evidenziata dalla B. Di Breitling, quindi dal logo della casa. Orologio molto ben conservato, revisionato, 1800 la richiesta, scusate che ho un po' perso tempo, 1800 la richiesta, zaffiro il vetro, va giù il movimento, o meglio derivazione, va giù 7750 il movimento, rimessa rapida della data, e poi c'è, ecco, questo particolare dei cavalieri, d'accordo, ma della pulsanteria, pulsanti e corona di forma ogivale e laminati oro. Bello, eh? Sono proprio laminati, non sono placcati. Tant'è vero che a volte quando prendi un colpo, su questi è successo, non è che succede sempre, magari si stacca un pezzettino di metallo e bisogna poi intervenire con una vera e propria rilaminatura dei cavalieri, dei pulsanti e della corona. Ritiralo, 1926 è il nome del modello di questo Tudor 41 mm acciaio oro nuovo, praticamente nuovo. E qui la richiesta era, sai che non mi scordo mai, mi pare 3,
3,7, sì, 3,7, 3,7. Non mi sbaglio, se vedi 1000 euro, adesso non mi ricordo se è 3,7 o 2,7. Comunque è più o meno il listino. Adesso ho un piccolo lapsus, non mi ricordo se era 3,7 o no, è 3, 3,850 il listino, 3,850. Quindi 3,7 è la richiesta. E nuovo, praticamente nuovo, questo Tudor, solo tempo, acciaio oro rosa, attenzione, e da notare il quadrante, o meglio la finitura del quadrante, questa finitura honeycomb, guilloché, honeycomb, nido d'ape, come lo chiamano in gergo tecnico, questa finitura si chiama appunto così. Ed è una finitura che Rolex, per esempio, ha usato diverse volte, non spesso, non spesso, però nel passato l'ha usata. Adesso non mi pare che ce ne siano quadranti così in produzione, da parte di Rolex. Però sul Tudor sì. E questa finitura del quadrante rievoca un po' tempi andati, no? Non a caso il nome del modello 1926. Insomma, l'atmosfera che fa rivivere questo orologio, secondo me, è un po' di quel periodo. Belle sono anche le lancette a foglia, sempre in oro rosa, i secondi centrali, la lunetta appena accennata a spiovente, liscia, che lascia spazio, largo spazio comunque al quadrante, che è il vero protagonista grande, questa piazza d'armi di grande, no, leggibilissimo e che si nota parecchio. Fa vedere anche il bracciale, che richiama un po' il bracciale Jubilé di Rolex, un po' diverso, molto ben realizzato, con la fibloc di sicurezza, e qui vediamo l'alternanza di maglia a sviluppo orizzontale rispetto ai raccordi verticali, che sono poi comunque in oro rosa, sono in oro rosa. Dicevo, richiama un po' l'estetica del bracciale Jubilé, ma giustamente si differenzia da questo, perché Tudor comunque, non dimentichiamo, ha una sua identità, ha una sua identità, non vuole dipendere da Rolex, anzi, si vuole proprio staccare, no? Tutti noi lo associamo al marchio Rolex, no? Tanti di noi lo chiamano il Rolex economico, è il Rolex di chi non può comprare il Rolex, no? Magari anche in maniera così denigratoria lo definiscono. Però ultimamente, in questi ultimi 20-25 anni, abbiamo assistito ad un affrancamento dei modelli Tudor rispetto ai fratelli maggiori Rolex. Se inizialmente c'era una stretta collaborazione, addirittura un'osmosi, no? Tra Tudor e Rolex. Rolex dava, per esempio, le casse, le componentistiche, i bracciali. Se noi prendiamo i Tudor d'epoca, sono equipaggiati con casse, bracciali, corone marchiate Rolex. Poi quindi c'era una stretta, voglio dire, collaborazione. Poi piano piano Tudor ha cominciato a camminare con le sue gambe, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove, devo dire, è collegato a Rolex unicamente dalla storicità, di questo connubio, e fanno parte Tudor e Rolex, i due marchi, di un gruppo, danno origine proprio a un gruppo, particolare. Ritiriamolo. Oh, che bello questo qua, mi piace da matti, davvero, è un Moeris, a tanti di voi non dice nulla questo nome. Informatevi. Adesso io non ho tempo di spiegare un po' che cos'era la Moeris, ok, però era un'azienda manifatturiera che lavorava molto bene, specialmente nella prima metà del Novecento. È un 35 mm, cronografo, due pulsanti quadri, due contatori, non quindi sovradimensionato. Spesso abbiamo questi cronografi che sono 38, 39, questo è un 35 mm, ma io lo trovo di una eleganza strepitosa. Io qua ho chiesto, mi pare,
Linda, tu che sei, che non vorrei dire un prezzo, poi tu mi dici un altro. Non ce l'abbiamo, non lo ricordo io. Avevamo chiesto 1450. Attenzione perché il movimento è un ruotacolonne, credo Venus, però 35 mm di diametro, sì, è un 35 mm di diametro, che secondo me sono il particolare accattivante. Questo diametro non esagerato è un po' il particolare che rende questo orologio affascinante, attraente proprio, davvero bello, bello. Poi è chiaro, se avete un polso 36, vabbè, cioè, ho capito, dai. Pare che c'è un ritorno adesso, alle dimensioni più contenute, c'è un ritorno. A testimoniare quel che dico c'è, per esempio, poi lo vedremo perché me ne è rimasto ancora uno, il Tudor 58, no? Che è 39 mm, hanno fatto 41 mm che non se lo considera nessuno. Il 39 mm sono tutti impazziti per averlo e gira a richieste superiori al listino. Mi pare costa 3.500 di listino e comodamente lo troviamo quando va bene 3.7, 3.8. Quindi, cioè. E quindi c'è un ritorno al ridimensionamento dell'orologio, giustamente, giustamente, assolutamente, sono d'accordo. Poi qui c'è, oltre al fascino della dimensione, in questo caso del movimento, già detto, è questo quadrante, pulsometrico, base 30, ed era il quadrante dei medici questo, no? Bellissimo. Noi possiamo, considerando se tocchiamo il polso di una persona, facciamo partire il crono, contiamo fino a 30 pulsazioni, nel momento in cui scatta la 30ª pulsazione fermiamo il crono, dove si ferma la lancetta abbiamo il valore corrispondente delle pulsazioni al minuto. No, per esempio se la lancetta si ferma sul 6, vuol dire che il polso che sto testando viaggia a 60 pulsazioni al minuto. E vabbè, ci fa sorridere, dai, adesso noi con i nostri smartwatch, come si chiamano, i cardio fitness, frequenzimetri, eccetera, dai, cioè, ci fa sorridere il fatto di misurare le pulsazioni, no? Io stesso comunque uso, perché poi questi nuovi prodotti servono, io ne faccio largo uso perché sono un po' un patito di queste cose, no? Quindi cioè, sono sempre lì a misurarmi le pulsazioni quando vado in bicicletta, no? Poi fai il grafico dello sforzo che hai fatto, eccetera. Calorie consumate. Linda, per esempio, tu quando fai una seduta sportiva in palestra, quante calorie consumi? Ma, mi sta guardando. Ma Linda non le fa le sedute sportive in palestra. Linda è una tranquilla, lei sta lì che non è andata una volta in bicicletta, ma ci ha rimesso il gomito. Linda, stai brava, non fare niente, Linda, non fare niente. Stai sempre lì vicino a papà. 1450 la richiesta, ritiralo, grazie, è bello questo crono. È bello davvero. Ecco, per esempio, qui abbiamo il Tudor Black Bay che costa 3.650 di listino. È praticamente nuovo. Vabbè, 3.600, dai, vi faccio 50 euro di sconto. Però è meno, devo dire, meno richiesto rispetto al 58. A me piace, questo, poi la collezione Black Bay a mio avviso è quella che ha avuto maggior successo in questi ultimi tempi delle collezioni Tudor, è ovviamente una collezione che si ispira molto al Submarine, esteticamente parlando, è un orologio, non dico diver, però largamente previsto per l'utilizzo acquatico perché è un 200 metri e questo è un 41 mm, contraddistinto da questa lunetta Bordeaux. Ed è questo quadrante con gli indici pallettoni, diciamo, le lancette Snoke Flakes, lancette fiocco di neve, assolutamente luminescenti. Qui c'è una leggibilità notturna che di notte questo orologio tradisce la vostra posizione. Se non vi vedono, magari perché siete abbronzati, dall'orologio vi notano, di notte. Orologio nuovo, scatola, garanzia, c'è tutto. Orologio completo.
condizioni pari al nuovo. Indossato tre volte, indossato tre volte. Ritiralo, ritiralo anche questo. Mettiamo la base del microfono qua? Perché ti dà fastidio qua? In tasca non la posso tenere? E mo, dopo un'ora, me lo dici? Dove la metto? Qua? Va bene qua? Ok. No, non mi vola per terra, non cominciare a fare pianti, no. Figura se mi vola per terra il microfono, su. Linda, ma non ti fidi? Cioè, non sono mica... Adesso le ultime parole famose. Aspetta che lo metto qua che mi stai facendo venire paura. E questo di nuovo era bello, 1100 euro non me l'avete considerato, ma non mi preoccupo perché poi alla fine, quando io la mattina vedo, quando entro in negozio, i belli orologi, mi rallegro, mi rallegro. Quando vedo belle ragazze, belli orologi, mi si apre più il cuore, mi si apre più il cuore. Automatico è il nuovo dolce vita di Longines, che così è un po' diverso rispetto al precedente modello, più ammorbidito, arrotondato, queste linee più rotonde, più dolci. E devo dire hanno migliorato tantissimo esteticamente parlando, per non parlare del quadrante, davvero quadrante, ma bello bello bello, quadrante due toni, argento e così panna, assolutamente leggibile, gradevole, bello bello. Insomma, scatola, garanzia, qua c'è tutto, un orologio che io ve lo do 1100, costa 1560, quindi quasi prezzo da usato, ma è nuovo, oggi non ha mai toccato polso. Ritiriamolo, E questo invece era il misura media di Rolex, quello per cui chiediamo 5.000 euro, senza data, Oyster, scatto, a garanzia c'è tutto, è un 2006 questo, però ancora plasticato. E oggi poi, attenzione, la malattia delle plastiche davvero è peggio del virus del Covid, è stata, no? Ora ha contagiato tantissima gente un orologio con un Rolex oggi con le plastiche vale 5, 6, anche 10 mila euro in più adesso, non lo so, solo perché ha le plastiche. Questo ha ancora le plastiche, ma qua siamo nel 2006, quindi era facile farsi lasciare le plastiche in quel periodo, e oggi che è impossibile, perché oggi se avete la fortuna che vi vendono, perché di questo si parla, di avere la fortuna che vi vendono un Rolex d'acciaio, comunque le plastiche non ve le lasciano, le tolgono obbligatoriamente. Da cui i pochi orologi che riescono ad uscire dai concessionari senza che vengano tolte le plastiche, hanno valori incredibili, incredibili, cioè, è plasticato, mamma mia. Ritiriamolo, va, ritiriamo. Sì, d'accordo, ma poi alla fine diventano dei cimeli, l'orologio è da godere poi alla fine. Quindi, cioè, io appartengo alla categoria di persone che considerano l'orologio un qualcosa da godere al posto, da mettersi, va bene? Poi unire, che nel tempo mi faccia unire l'utile al dilettevole, me lo godo al polso e magari poi fra 5, 6, 10 anni me lo rivendo, lo scambio a un prezzo maggiore di quanto l'ho pagato, benissimo, questo però non è solo l'uso speculativo. Qui invece è un uso speculativo, la gente compra l'orologio con le plastiche e poi lo rivende, ma per i soldi, non per l'orologio. Un po' come il vino, no? L'altro giorno mi diceva un mio amico, tanto fai vedere l'altro padellone cos'è, Longines questo? Zenith, un altro padellone 37 mm, questo 1200 chiediamo, perché l'Omega avevo chiesto 1300, di questo invece 1200. Mi diceva un mio amico, grande conoscitore di vini, che ci sono delle bottiglie che costano anche 30-40 mila euro, no? Però io dico, ma cavolo, ma una bottiglia di vino così te la bevi? No, non la bevono. Queste bottiglie passano di mano in mano, ma non vengono mai aperte, no? Con il rischio che magari fra 50 anni, no, il tappo per prendere aria eccetera, e dentro poi hai un buon vino, ma è una schifezza, voglio dire, no? Ma che senso? Ah, ma no, una bottiglia di vino buono io me la voglio bere, no, venderla, che mi frega di venderla,
guadagnare 1000 euro, 2000 euro. Non è questo, no. Se voglio guadagnare, vado a lavorare. Non speculo sulle bottiglie di vino. Eppure oggi più che mai, ecco, c'è un fiorente mercato, no, di investimento nel vino. Investimenti in bottiglie che non vengono mai aperte. Uno compra 30.000, la mette lì perché fra 5 anni me la vendo a 35.000. Il bello sarebbe potersi permettere di comprare una bottiglia a 30.000 e aprirsela, con due amici, e bersela. Questo sarebbe bello, no? Chi è che lo può fare? Ronaldo lo può fare. 1200, ritiriamolo, bello, dai, l'avete visto, avevo parlato del vino, invece che descrivere l'orologio ho parlato del vino. Quindi questo era quello, l'Air King, con il bracciale estensibile raro del 68, 68-69, e quello per cui chiediamo 3,8, e beh, ma ha il suo perché, solo il bracciale vale 2000 euro, se non di più, perché è un bracciale estensibile rarissimo, rarissimo, perché questi bracciali sono tutti spariti non perché li abbiano fatti sparire, perché si sono rotti, perché erano bracciali delicati. E quindi oggi quando ne possediamo uno stiamo attenti, lo trattiamo con cura, ma una volta non è che avessero un valore particolare, fossero richiesti, eccetera. Quindi la gente li usava quotidianamente così, e purtroppo non erano progettati per resistere a lungo. E difatti poi hanno cambiato, no? Non hanno più fatti questi bracciali, si sono accorti che erano deboli. E questo è un Air King vetroplastica automatico 34 mm del 69, con questo bracciale estensibile. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi bello c'era questo Reduce del 2004, equipaggiato di scatola e garanzia. Questo l'ho preso bene, ve lo giro bene. Questo l'ho preso bene, ve lo giro bene. Non mi chiedete però sconti perché chiedo 1950. L'ho preso abbastanza bene, ve lo giro altrettanto bene. Non ho chiesto i 2224 che di solito si chiedono per questi esemplari. Ripeto, Speedmaster Reduce automatico 40 mm. Del 2004, equipaggiato di scatole garanzia. Questo è equipaggiato di scatole garanzia. Chiedo 1950 perché voglio velocemente trovare un padrone, e fare anche bella figura. E fare anche bella figura perché d'accordo che se magari incassassi 2,2 ci sarebbe un maggiore incasso, ma non ci sarebbe comunque quel valore aggiunto pubblicitario che può dare il fatto di vendere a 1950 un orologio che ne vale 2,2. Chi lo compra sicuramente è favorevolmente impressionato e ti ricorderà sempre volentieri nei suoi discorsi con gli amici sugli orologi. Ma sai, ho comprato, me l'ha dato bene, l'ho preso bene, poi tra l'altro molto bello, perché poi attenzione, il prezzo deve essere sempre rapportato alla qualità, allo stato di conservazione dell'orologio. Questo è un orologio che è condizioni pari a nuovo, ragazzi, è tenuto molto, ma molto, ma molto bene. Quindi non è che ve lo sto dando a 1950 perché c'è il trucco, il barbatrucco, no, no, qui c'è qualità. No, ripeto, l'ho preso bene e voglio velocemente trovare padrone. Ritiriamolo. Poi ci sono tanti che mi dicono: ma no, difendilo, ma no, ma non lo buttare. Come per esempio adesso ne vedremo un altro che lo proporrò a un prezzo abbastanza aggressivo, rispetto a quanto si vede poi sulle piattaforme, sul web, eccetera. Di questo, ecco, attenzione che qua chiediamo solitamente 7.000 euro, qua invece vi posso togliere ancora 200 euro, 6,8, ma sì, 6,8, qua possiamo abbassare qualcosa di più, anche se di listino mi pare costa 6,2, 6,3, una cosa del genere. E questo è il Pink, 34 mm, solo tempo, senza data, senza data. Nuovo, 2021, credo marzo, ce l'abbiamo scritto sul cartellino la data? No, figuriamo.
credo comunque sia marzo, sicuramente 2021 perché ultimissima generazione questo, 34 mm con quadrante pink rosa, che è un quadrante che ha fatto sciogliere il pubblico femminile. Il quadrante Tiffany e il quadrante pink sono i due quadranti più gettonati nell'ambito, nel mondo femminile, dalle donne, sì, beh, insomma un uomo con quadrante pink non è tanto virile, no? Ammesso che poi nell'uomo la virilità sia ancora un vanto, attenzione, siamo già entrati in un periodo che cioè, non sempre è un vanto la virilità. No, io non, comunque sono ancora antica, non ce lo vedo, francamente, un quadrante pink al polso di un uomo. Nessun pregiudizio, per carità, per chi lo indossasse, per carità. Però mi piacerebbe vederlo a un polso, mi piace di più a un polso femminile questo quadrante, questo colore. Ritiriamo, lo ritiriamo, ma in genere comunque tutti i quadranti colorati, anche se parlassimo di quadrante rosso, di quadrante giallo, no? Perché ci sono questi nuovi quadranti, appunto quadrante Tiffany, sì che sono offerti ovviamente a maschi e femmine, però secondo me ci sono quadranti che stanno meglio ai polsi femminili, invece quadranti che stanno meglio al polso maschile. Poi non, che poi non è vero perché tutto ciò che sta bene ad un uomo automaticamente sta bene anche a una donna, perché funziona così. Questo è bello, questo è un bel pezzo. Questo è un Longines della collezione Master Collection, nuovo lavoro della Longines che sta cercando di rialzare la testa e riportarsi ai livelli che gli competono, almeno come nome, come marchio, come tradizione. 40 mm o 42, non mi ricordo. Vediamo se è 40. Questo tra l'altro costa 3.600-3.700 di listino, quindi insomma anche i listini sono un po' cresciuti. 40, 39, 40, 39, 39. Solo crono, scusate, non è solo tempo, ma è un crono, un pluricomplicato, perché attenzione, non abbiamo solo la complicazione del crono, ma abbiamo anche l'indicatore della data tripla, no? E l'indicazione delle fasi luna e indicazione 24 ore. Quindi abbiamo crono, tripla data, lune e 24 ore. 4 complicazioni più l'automatismo 5, 5 complicazioni contenute in questo cronografo. Devo dire di bellissimo aspetto, molto molto bello, davvero. E un orologio classico sportivo, un orologio quotidiano, un orologio non ingombrante eccessivamente, perché ripeto 39 mm, ben realizzato, ben fatto, come testimonia la vista. Dell'oblò trasparente sul movimento. Master Collection è appunto la collezione più importante di Longines, ora come ora, che torno a dire sta davvero alzando la testa. Longines a un certo punto, come marchio appartenente al gruppo Swatch, il quale possiede anche il marchio Omega. Si sono trovati ovviamente, no, da un punto di vista di strategia commerciale, a dover dire sono due marchi che si fanno concorrenza l'un l'altro, no? Noi dobbiamo gestirli, cosa facciamo? Ne affossiamo uno e innalziamo un altro. Hanno puntato tutto su Omega, sul marchio Omega, su cui hanno investito in innovazione, tecnologie, altissimi livelli di soluzione ingegneristica, materiali, eccetera. E invece Longines l'hanno relegato a diventare un peso leggero, no? Un peso medio, un orologio sportivo, non troppo importante, di fascia medio-bassa, no? Ecco. E invece adesso devo dire, stanno cercando, almeno con qualche modello, collezione, e questo è uno di essi, di fargli rialzare la testa. Corona semi-incassata. E pulsanti a pompa, anche questo è un particolare estetico, tecnico estetico singolare. Hanno, vedete, diciamo ridotto la dimensione dei pulsanti e della corona, no? Proprio per dar spazio al massimo a questo quadrante che è ricco di informazioni, ma assolutamente ben leggibile.
mi piacciono molto anche le cifre arabe e sinua. Reiteriamolo, questo io, vabbè, ve lo faccio vedere, però in realtà dovrebbe essere venduto, no? Magari chi lo viene a vedere martedì, perché abbiamo appuntamento martedì, se lo rivede un attimo. Se poi martedì invece non combineremo, vorrà dire che sarà rimesso, cioè chi magari potete telefonarmi mercoledì, giovedì e dirmi c'è ancora quel dei Just 116-200 che hai proposto a 6.200 euro, senza corredo ma con le plastiche, vedete che le plastiche che dovrei togliere, che stanno malissimo, vedete si sono un po' sfilacciate, no? Però non le tolgo perché vabbè, ragazzi le plastiche, le plastiche, no, mamma mia, le plastiche. Che poi mi piace che anziché capire, cercare di capire quella che è il reale valore, no? Quelle che sono le reali caratteristiche dell'orologio per dire vale, no? Ci limitiamo alle plastiche. No, vabbè, tutto semplicisticamente, no? Alle plastiche. Vabbè, questo è un 2006, è stato perso il corredo, non ditemi perché. Perché poi tanti se la prendono con me, ma come è possibile che abbia perso? A me me lo dite, che non sono mica persi io. E vabbè, è stato perso il corredo, ma comunque lo troviamo nel prezzo questo fatto, no? Non ho chiesto 7.500 euro, ci fosse stato il corredo con le plastiche, Linda? Cioè, tanto chiedevamo qua. Se poi il prezzo lo facevi te, stavano freschi. Tu proprio non hai pietà proprio, non è impietosa. Ritiralo, dai, che vediamo. Poi l'unica cosa, appunto, martedì, fino a martedì è prenotato questo orologio. Se siete interessati, chiamatemi. Da mercoledì in poi vi dico se è ancora presente o meno. Questo è bello. Questo è un orologio che è un orologio semplice, no? Dell'IWC, è un 37 mm, scusate. Il portofino, e direi il più classico dei modelli dell'IWC, no? Che comunque ci ha abituato a modelli piuttosto professionali, pensiamo al Flieger, pensiamo alla Quattimer, eccetera, e, oppure comunque è tipo il portoghese, orologi molto robusti, con una grinta particolare, un carattere abbastanza evidente. E invece il portofino è semplice, pulito, lineare, lancette pensil, seconde centrali, minuteria evidenziata nella parte periferica del quadrante, che c'è quasi una parte periferica evidenziata con un tono di colore leggermente diverso. Bianco smalto il quadrante, scatola garanzia, orologio per cui chiediamo 2.500 euro. 2.500 euro. È un orologio che costa tanto, di listino mi pare siamo sui 4 qualcosa o 3, adesso mi ricordo bene il listino, però è abbastanza importante. Volendo andare per il sottile, dico che si può cambiare il cinturino qua, un cinturino che è un po' giustamente usato, vissuto, va bene, ve lo cambio, dai, 2.500 euro ve lo do con cinturino nuovo. Scatola la garanzia, c'è tutto qua, c'è tutto. La chiusura deplo, un automatico ovviamente, fondello serrato da 6 viti, 37 mm il diametro, adesso l'ho fatto anche la versione 39, però sinceramente questa cassa rotonda, moneta, però molto spessa, priva di lunetta, no? Priva di ghiera. Che la caratteristica più importante estetica di questo orologio è che vedete non c'è la ghiera e la cassa, la Carrour fa anche un po' da ghiera, con queste anse particolari ad artiglio quasi, e questa pulizia, ripeto, del quadrante che lo rende leggibilissimo e gradevole. Orologio sportivo sì, ma con una grande componente di eleganza. Ritiramelo, dai. Poi c'era qua per gli amanti dell'epoca, il 6085 degli anni 50, l'Ovettone,
Qui avevamo chiesto 6 e 2, mi pare, poi qualcosa si può discutere, possiamo esaminare ritiri vostri, da parte vostra che volete farci, e beh, qua però è un pubblico, questo conosce un po' di nicchia, conosce un po' di nicchia, perché ormai diciamo gli ovettoni, gli ovetti, eccetera, sono divenuti orologi d'epoca, nemmeno vintage, d'epoca, e come tali sono apprezzati da coloro i quali sono intrigati da questo mondo, no? Da questi orologi, dal fascino che emanano questi stessi, un po' come le macchine d'epoca, no? Ci sono gli appassionati di queste macchine d'epoca che sono letteralmente innamorati. E lo stesso accade per gli orologi, e questo è un pezzo interessante. Cassa in oro, bubble back, leggera bombatura del fondello atta ad ospitare la macchina che è la A295, che è più spessa, e quindi questa bombatura del fondello era necessaria per far scorrere la massa oscillante dell'automatismo in una macchina che era un po' più pesante. Poi in seguito la Rolex ha fatto delle macchine più sottili, quindi questa bombatura del fondello ha potuto essere così appiattita. Ritiramelo, grazie, ritiramelo, grazie. Questo è sempre il Super Ocean, orologio, un car armato, Planet Ocean, non Super Ocean. Super Ocean è quello della Breitling, che tra l'altro non ho portato oggi. Questo è il Planet Ocean 44 mm, calibro 8005, coassiale, e ultimo ritrovato della tecnologia coassiale in casa Omega, movimento ovviamente di manifattura, impermeabilità garantita 600 metri, condizioni pari al nuovo, scatola, garanzia, c'è tutto qua, e 5.2 è la richiesta. La linea Seamaster con il coassiale si avvale appunto delle Brodaros, delle lancette con Brodaros, vuol dire freccia larga, e appunto vedete che le due lancette, tutte e due, sono evidenziate da quel freccione finale che rende particolarmente leggibile il quadrante dell'orologio. Quadrante che tra l'altro da buon diver è luminescente, no? Agli indici le lancette luminescenti, per cui la leggibilità è garantita anche in condizioni di scarsa luce. Certificato COSC, attenzione che non lo diciamo mai, la certificazione COSC è una cosa che noi trascuriamo erroneamente, perché invece è un particolare molto importante a definire la qualità di un pezzo di un orologio, la certificazione COSC. Ovviamente corona vite, poi la corona che troviamo sulle ore 10 è la valvola per lo scarico dell'elio manuale. Vedete le condizioni, che intanto io chiacchiero, ma Linda sta facendo vedere l'orologio, proprio per farvi notare a casa quelle che sono le condizioni, direi, ottimali di conservazione. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo è un date vetroplastica, ben conservato, anni 70, acciaio oro, attenzione, acciaio oro. Beh, gli acciai oro poi alla fine sostanzialmente valgono quanto gli acciai, forse gli acciaio, forse leggermente di più, ma non tanto di più come in realtà lo valgono in origine. Per origine intendo listino, se voi prendete un date oggi di acciaio oro siamo a 9.000 euro di listino, normale in acciaio siamo a 6.000, no? E quindi c'è una grande differenza di listino che poi non si traduce in altrettanta differenza nel valore dell'usato, lo sappiamo bene, ma l'acciaio oro vale leggermente di più. Difatti questo è un orologio per cui chiediamo 4 e 2, scusa, sì, 4 e 2, 4 e 2. No, perché è un vetroplastica, 3 e 9, scusate. Chiediamo 3 e 9 perché è vetroplastica. Noi insomma ci siamo quasi imposti di tenere sotto i 4.000 euro di vetroplastica, ma comunque non è facile. Se fosse d'acciaio sarei magari qui a chiedere 3,7, ecco, 3,7, 3,6 al massimo. Quindi non c'è questa grande differenza tra acciaio oro e acciaio in sede di usato. E quindi approfittatene, perché insomma, detto fra noi, è meglio acciaio oro che acciaio, insomma. Velà, ma dai, non lo so, ma come vi piace più? Linda, ma tu ti piacerebbe il fidanzato ricco e sano o povero e malato? Come lo vorresti tu?
Ricco sano, cioè, voglio dire, ma l'acciaio oro comunque insomma, è più prestigioso, più importante, non a caso costa molto di più di listino. Ma come mai lo preferiamo l'acciaio? Ma cosa il povero malato preferiamo? Ma che è sta cosa qua? Ma che è sta cosa, sta moda qua? Che è? Ritiriamolo, ritiriamolo. A me piace più l'acciaio oro, poi. Se non altro c'è l'oro, c'è l'oro. Eccolo qua, il 58er. Ma no, in realtà è un motivo particolare. Secondo me l'acciaio, io ho visto proprio decadere l'acciaio oro dagli anni 90 in poi, perché poi è arrivato l'euro, siamo diventati tutti più poveri, non avevamo più i soldi per comprare l'acciaio oro e allora abbiamo dirottato la nostra attenzione sull'acciaio, ma è stata una scelta di convenienza, di convenienza. Poi è anche vero, no, che comunque la vita sempre più movimentata, sportiva, militareggiante, eccetera, ha favorito così il diffondersi del gusto per l'acciaio. Ma il primo motivo per cui abbiamo dirottato la nostra attenzione dall'acciaio oro, dall'oro all'acciaio, sono questi. Non abbiamo più i soldi per comprarli. Questa è la verità. Questa è la verità. Perché io mi ricordo negli anni 80-90, quando ancora noi italiani avevamo i soldi in tasca, nessuno voleva l'acciaio. Io me lo ricordo bene, nessuno voleva l'acciaio, nessuno. Addirittura c'erano delle persone che truccavano gli Air King da acciaio oro, cioè gli facevano fare la lunetta in oro, no? Poi compravano il bracciale acciaio oro, si poteva all'epoca, dalla Rolex, no? E truccavano l'Air King, se no non lo avrebbero venduto a nessuno, in acciaio oro. E l'acciaio oro lo vendevano. Pensate un po' che lavori. Vai avanti facendo vedere il 58, quello 39 mm, quello per cui chiediamo 3.750, che è qualcosa di più del listino, poca roba perché costa 3.560 di listino, quindi so, chiediamo 200 euro, 300 euro in più. Perché è un orologio che è difficile trovarlo questo, non lo trovate tanto facilmente, no, no, no. È il nuovo 39 mm che si differenzia dal 41, perché di questo modello hanno fatto anche il 41 modello, il 41 mm. E questo, ecco, questa richiesta esagerata di questo modello più piccolo, paradossalmente, testimonia questa tendenza al ridimensionamento che piano piano desideriamo della dimensione degli orologi, no? Perché poi, insomma, alla fine gli orologi grandi ci piacciono quando sono in vetrina, ma quando poi ce li mettiamo al posto ci danno fastidio. Questa è la verità, un'altra verità questa, ok? Ci danno fastidio, grosso, pesante, ingombrante, mi scontra con la camicia, mi infastidisce. Troppo grande, mi infastidisce. È nuovo, eh? 3.750 la richiesta, poi esaminiamo magari, insomma, se ci sono ritiri da fare. Sapete che noi siamo aperti anzi, preferiamo fare la vendita con ritiro che non la vendita dietro pagamento di soldi, perché poi ricordiamoci che noi, trattando orologi usati, il nostro problema grosso è trovarli. Non è che alziamo il telefono, allora mandami 3 Tudor, mandami 5 Longines, 4 Omega, no, e dove li trovo? Ma dove li trovo? Siete voi i nostri fornitori, siete voi. Ritiriamolo, noi ci frapponiamo, ecco, fra di voi, no? Magari c'è quello che è stanco di questo modello, ne vuol prendere un altro, no? E prende un altro modello, poi il suo orologio viene invece venduto a uno che invece lo desidera e noi ci frapponiamo fra questi vostri desideri. Ovviamente facendo da filtro, no? Perché noi cosa. A un certo punto l'orologio, perché lo scambio fra privati a volte è un po' rischioso, il privato non ti dà garanzia, e ci possono essere dei problemi, eccetera, no? Con invece una ditta che fa da intermediario siete un po' più tranquilli, no? Cioè è la ditta che garantisce originalità, lecita provenienza, qualità dell'orologio, eccetera. Questo è un Lady, per cui chiediamo 3.700, un Lady Date, tutto d'oro, tutto d'oro. Sottolineo Lady,
no? Perché poi magari tanti di voi vedono 3.700 Rolex d'oro, ah, subito si buttano, no? Fosse d'oro da uomo, cavolo, che come faccio a proporlo a 3.700? E 3.700 a confermare il fatto che i modelli Lady sono meno richiesti, molto meno richiesti dal pubblico femminile, no? Perché forse, ripeto, da uomo sarei qua a chiedere 7-8 mila euro, no? Stesso orologio, poi vabbè c'è anche una leggera differenza di peso d'oro, d'accordo, ma non è esagerata. Quel che cambia tanto tra Lady Date e un date è appunto è la misura che lo rende appetibile, più grande è, lo rende più appetibile a un numero maggiore di persone, no? Questo è meno richiesto, quindi chi apprezza questi orologi ne approfitti perché 3.700 euro non compra nemmeno un date d'acciaio, non compra nemmeno un date d'acciaio. Automatico, ovviamente, revisionato, l'hanno in garanzia, bracciale Oyster, vetro, plastica, no scatto rapido di data, quindi anni 70, però devo dire, l'orologio è sì degli anni 70, ma siccome, insomma, è ben conservato, è ben conservato. Ritiriamolo, ritiriamolo. Questo è nuovo un gran bel pezzo dell'Omega. E qui vi chiedo 2,2 perché. No, scusate, qua chiedo di più di 2,2. Qua chiedevo. No, qua chiedevo 2,5. 2,5, 2,5, sì, 2,5. E corredato, se non sbaglio, è lo Speedmaster, però attenzione, tripla data, secondo fuso orario, vetro zaffiro, quindi seconda generazione. Non è proprio lo Speedmaster che abbiamo visto a 1950, che era reduce automatico con vetro plastica, ma è la versione più, insomma, più importante col vetro zaffiro, con la tripla indicazione data. Vedete le due finestrelle inserite nel contaminuti crono a ore 12, che indicano giorno, settimana e il mese. Il giorno mese invece è indicato analogicamente da una terza lancetta, no? Che diciamo così evidenziata adesso più o meno sulle ore 7, evidenziata da quella punta di freccia che sembra quasi un aereo, e ci indica il giorno mese, il giorno mese. Poi a ore 9 abbiamo il quadrantino dell'indicatore del 24 ore, e lo scorrere dei piccoli secondi continui, no? Quindi insomma, parliamo già di complicato, di complicato. Quindi 2,5 la richiesta, va bene così. Credo di sbagliare il prezzo, però non sono sicuro, mai l'ho detto. Semmai lo correggerò settimana prossima, perché devo andarlo a verificare questo prezzo. Vabbè. Ritiriamolo, questo è un 40 mm, sempre Ansia Delica, però vetro zaffiro. Questo è sempre acciaio oro, misura media, e qua la richiesta mi pare fosse 3.450, 3.400, sì, ci stanno tutti perché parliamo di vetro zaffiro, scatto rapido di data, 32 mm il diametro. Classico quadrante bianco smalto a cifre romane radiali con sopra indici dorati. È un acciaio oro, quindi non guasta. Costa quanto un acciaio? Perché questo, se fosse d'acciaio, sarei qua. No, era 3.700, scusa il prezzo, mi sbaglio, abbi pazienza. Comincio ad andare in ipoglicemia io, a parte che mancano 5 minuti, quindi mi devo sbrigare. Bello. Anche questo tenuto molto molto bene, non c'è il corredo, forse il corredo saremmo oltre i 4.000, però direi da considerare, ritiramelo. Eccolo qua, un pezzo interessante, bello, che è arrivato da poco, e per appassionati ritiramelo pure, grazie, sì, questo. No, volevo far vedere il Moonwatch. Quello è l'Apollo 11, attenzione, qui c'è scatola, garanzia c'è tutto, no? Questo è l'Apollo 11, che è una versione che hanno realizzato, io mi pare 1.000 esemplari, se non sbaglio. Questo è il 5, no, 10.000 esemplari, questo è il 5.000 e qualcosa, 5.999 se non sbaglio.
ed è quello realizzato per il 30° anniversario dello sbarco sulla Luna. Sapete, sbarco sulla Luna 69, e qui nel 99, quando, 30 anni dopo, 69-99, sì, è stato fatto questa edizione limitata, vedete che indica sul fondello l'Eagle, no? Il famoso Eagle, e l'Aquila, punto centrale, e poi 21 luglio 1969, ora GMT 2:56, che è stato l'ora, il momento esatto in cui per la prima volta Neil Armstrong pose piede sulla Luna. E questo è il Moonwatch, che tra l'altro era l'orologio che equipaggiava la spedizione. Edito in edizione limitata a festeggiare, o meglio a ricordare, il 30° anno di celebrazione, no? Da quella data. No, 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 ti dico già, chiediamo 4,950, e qua il prezzo è abbastanza aggressivo, perché con scatto della garanzia, io ho dato un po' un'occhiata nel web, nelle piattaforme, non ce n'è a meno, non ce n'è a meno, assolutamente. Sono tutti oltre i 5.000 euro quelli che vengono posti in vendita. 4,950 alla nostra richiesta, l'orologio è in perfette condizioni, ripeto, equipaggiato di scatole garanzia, ed è un Moonwatch, sì, ma particolare, quello edito in serie limitata. Poi adesso ne hanno fatto uno per il 50° anno, perché già nel 69, ma quelli del 69 hanno già compiuto 50 anni, tua mamma c'ha già 50 anni, mamma mia, sono invecchiata però, anche tua mamma. Oh, è così. Difatti è uscito anche l'edizione ricorrente celebrativa del 50° anno trascorso da quella data fatidica, appunto, del luglio del 69. Ritiralo, ritiralo. È arrivato un altro, come si chiama? Yachtmaster. Perché quello che c'era prima, da pare 12.000, è stato venduto. Oddio, non è proprio stato venduto, però sì, è stato venduto, è stato venduto. Hanno dato un forte acconto, quindi è stato venduto. E ne è entrato invece un altro che costa leggermente meno, costa 11,5. Non perché sia più conveniente 11,5, 12 chiedevo di quello là, 11,5 di questo, perché questo è un po' più. È sempre molto ben conservato, perché lo vedete, eccetera, però non è proprio come quell'altro. Quell'altro era proprio intonso, pari al nuovo, eccetera. Questo è bello, bello, diciamo ottimamente conservato, ovviamente con scatola garanzia, però no, non come quell'altro. Quindi giustamente costa leggermente meno. Non è più conveniente, è solo meno accattivante, meno bello. Ritiriamolo anche lo Yachtmaster Rolesium acciaio platino, perché ho pochi minuti ancora, quindi vi volevo ricordare il DeVille, che è rientrato a 2.000 euro, che questo era un orologio, c'era un interessato a cui ho dovuto dare forfè, perché l'orologio era stato ritirato, no? Poi invece è rientrato, quindi vabbè, adesso di nuovo qua 2.000 euro, 2.000 euro, 2.000 euro, E questo è il DeVille, l'Omega coassiale DeVille. È stato il primo coassiale dell'Omega, scatola garanzia, c'è tutto, qua c'è tutto. Equipaggiato di un cinturino con deployante, la deployante classica di Omega, che rende comunque necessario l'utilizzo di un cinturino particolare, che ha la lancia molto più lunga, proprio per questa deployante un po' diversa dalle altre. Poi davvero bello il quadrante rutenio, su questa cassa a gradini, eleganto sportivo, questo è un orologio eleganto sportivo. Le lancette sono di tipo alfa, secondi centrali, finestrella data al 3, a rimessa rapida ovviamente, e poi appunto il movimento coassiale, o meglio lo scappamento coassiale, che sappiamo riduce gli attriti di 14 volte, quindi rende quasi superflua la lubrificazione.
e permette la revisione non che deve essere fatta storicamente, solitamente ogni 5 anni, invece in questo modello qua puoi farla anche ogni 10 anni. Ritiriamolo, ritiriamolo. Poi è arrivato da poco il 15.200. Abbiamo finito il tempo? Abbiamo finito il tempo? No, bello. Ma perché chiacchierò sempre tanto? Vabbè, vabbè. Facciamo vedere il 15.200 che è arrivato da poco. Dai, e basta. 3,7 la richiesta, 34 mm, molto ben conservato, corredo scatola, no garanzia, garanzia c'è la nostra. Bianco romane, il quadrante, eh. E quindi insomma mi sono rimaste fuori un po' di cose, tra cui un Patek Philippe che volevo farvi vedere, ve lo farò vedere la prossima settimana. Va bene, abbiamo quindi esaurito il tempo a disposizione, rimaniamo a disposizione per chi vuole colloquiare con noi, 345-82-49-357, in negozio, ripeto, ci saremo da martedì a sabato, lunedì è chiuso per diciamo riposo settimanale, poi non è che riposiamo. Un grazie a Mario, un grazie a Linda, un grazie a voi soprattutto e arrivederci alla prossima settimana.